Un cordiale saluto e ben ritrovati, gentili telespettatori di Prima Free, per il turno del giornale di Padova e Rovigo. Telegiornale che apriamo con un servizio che arriva proprio da Rovigo e parliamo di un bando del comune a proposito delle transenne antiterrorismo che costano circa 50.000 euro. Vediamo. Una coppia di escursionisti in difficoltà alle 11.30 di domenica 14 maggio ha chiamato il 118 perché non in grado di tornare a valle. Sono LP di 43 anni e SCC di 42 anni che credevano di essersi avventurati sul monte Venda e si erano trovati incrodati senza potersi muovere. I due hanno inviato la propria posizione grazie all'app sul cellulare, riuscendo così a fornire l'esatta localizzazione al soccorso alpino di Padova. I due si trovavano in realtà sul Monte Ceva. Una squadra di cinque tecnici si è quindi avvicinata il più possibile con i mezzi per poi proseguire a piedi una ventina di minuti. Superato un tratto attrezzato, anziché svoltare a destra, i due escursionisti erano andati dritti per qualche metro, finendo bloccati su una parete di roccia. Raggiunti dai soccorritori, sono stati assicurati ed aiutati a tornare sul sentiero, da lì accompagnati alla macchina. L'intervento si è concluso poco prima delle 2. E andiamo adesso all'Endinara, rubate le ostie consacrate dell'altare maggiore della chiesa di Sant'Andrea. Un furto sacrilego sconvolge la frazione di Rasa, dove i ladri si sono introdotti nella chiesa parrocchiale per danneggiare e depredare il tabernacolo dell'altare principale. Uno sfregio alla chiesa costruita tra il XVIII e il XIX secolo, ma soprattutto al sentimento religioso dei fedeli, dato che questa volta nel mirino dei ladri non sono finiti oggetti preziosi. Lo racconta il parroco Don Luciano Schiavo,
comprensibilmente turbato ed amareggiato. Mi sono accorto dell'accaduto alle 6:30 del mattino quando sono entrato in chiesa per prepararla in vista delle funzioni della giornata, racconta il sacerdote. I ladri hanno scardinato il tabernacolo dall'altare maggiore del Settecento, asportando tutta la parte in marmo ed hanno portato via la piscina che conteneva alcune particole consacrate. Hanno anche frugato in un paio di cassetti per le offerte, abbandonandone una fuori dalla chiesa, ma le hanno trovate vuote. Cambiamo adesso notizia, andiamo ad Anguillara Veneta, ha tentato di risalire sull'argine finché le forze l'hanno abbandonata e non ha avuto scampo. È morta così Natalina Clemente, 76 anni, annegata nel Gorzone. L'anziana è stata ritrovata ieri mattina, ma la tragedia si era consumata nel tardo pomeriggio di sabato. Come usava fare sempre, la donna aveva raggiunto il vicino fiume per gettare via l'erba tagliata in giardino, ma è scivolata. Poi ha tentato di risalire, ma l'argine in quel punto è ripido e inoltre è stata tradita dal fango che ieri ha messo a dura prova pure i pompieri. Disperato il figlio Mauro, in 6 anni ho perso padre, fratello, ora anche la mamma. Una maledizione, ha detto. E andiamo adesso a Merlara. Ha perso il controllo dell'auto, è uscito di strada e si è andato a schiantare contro il muretto di recinzione di un'abitazione, rimanendo gravemente ferito. È accaduto alle 5 di lunedì mattina in via Stradona a Merlara, lungo la strada provinciale 19. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Este che, con l'utilizzo di cessoie, divaricatori e martinetti idraulici, hanno liberato il giovane conducente, un 23enne, rimasto bloccato all'interno del mezzo, finito rovesciato su un fianco. Il ferito è stato quindi stabilizzato dal personale del SUEM 118 e portato in ospedale a Schiavonia. La prognosi è riservata sul luogo dell'incidente anche ai carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa 3 ore. Adesso andiamo a Trescenta, si chiama Rebecca Wilcombe ed è chef del ristorante Herb Saint di New Orleans. Ha vinto quest'anno il premio James Beard per il migliore chef degli Stati del Sud, il premio più importante e ambito per le arti culinarie americane. La notizia potrà passare inosservata se non fosse che Rebecca per metà trecentana. Non solo, come racconta lei stessa in un'intervista rilasciata a una televisione della sua città, lei riconosce una parte del suo successo professionale nella cucina di nonna Giannina, moglie di Franco Chieregatti. Una storia a lieto fine che ha le sue radici anche a Trecenta. Rebecca, 35 anni, diplomatosi in una scuola alberghiera 9 anni fa da Boston, nel Massachusetts, dove viveva con i genitori Graziella Chieregati e Michael David Wilcombe, ex militare SETAF in servizio nella base di Zeno, si è trasferita a New Orleans, in Louisiana. Lì ha avuto inizio la sua carriera ai fornelli con l'assunzione a cuoco della Herb Saint, uno dei più rinomati ristoranti della città, dove ha ottenuto i primi successi presentando ricette, come ho già detto, di nonna Giannina, che le ha insegnato durante i suoi soggiorni in Italia, fino a divenire chef responsabile della cucina locale. E adesso andiamo a Rovigo. Cosa possa indurre una persona ad andare a rubare in cimitero per portarsi a casa una statua a forma di angelo è difficile da capire, ma evidentemente può accadere tranquillamente. Ed è proprio accaduto nelle notti scorse nel cimitero del capoluogo di Rovigo, dove sono scattate vere e proprie razzie ai danni di alcune tombe. In precedenza c'erano stati episodi di furto di fiori, di oggettini lasciati lì come ricordo, che possono avere valore solo per chi ne conosce il significato e ha condiviso con la persona scomparsa momenti ed emozioni. Ora invece pare si sia passati purtroppo a un altro livello. Questa volta, infatti, sono stati rubati vasi di fiori di grosse dimensioni e anche alcune statue. Andiamo adesso a Padova. L'ex moglie aveva accusato il dirigente della sanità padovana di aver abusato della loro bambina di appena 5 anni. Per mesi il medico non aveva potuto vedere i figli e per allontanarli ancora di più dal padre, la madre li aveva iscritti in una scuola di lingua tedesca di Bolzano.
No, gli abusi non c'erano. Il pubblico ministero aveva scoperto che era un'invenzione della donna e aveva fatto prosciogliere il medico. E adesso sono i giudici del Tribunale Civile a dare ancora ragione al dottor Costantino Gallo, funzionario dell'ASL. La bambina e il fratellino dovranno frequentare una scuola di madrelingua italiana. Dal settembre 2014 il padre non sa più nulla dell'educazione e del rendimento dei due figli. Un abbraccio virtuale a tutti gli affezionati di ilmeteo.it. Previsioni per martedì 16 maggio 2017. Splendida giornata di sole su tutto il nostro paese e clima mite con temperature in lieve aumento. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord, come detto, tempo stabile e ampiamente soleggiato ovunque. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco o parzialmente nuvoloso e il clima sarà gradevole. Tutto sole sulle nostre regioni settentrionali che vivranno una bellissima giornata soleggiata. Cielo del tutto sereno ovunque sui settori peninsulari e anche sulla Sardegna. Al sud poche novità, non cambia di molto la situazione, ampio soleggiamento ovunque, qualche addensamento sulle aree ioniche e possibili veloci temporali pomeridiani sui rilievi calabresi, ma migliora entro la serata. Come saranno invece i venti? Saranno deboli o localmente moderati, in genere di maestrale su tutti i bacini. Temperature. Il clima risulta essere molto mite, con minime comprese tra gli 11 e i 18 gradi su tutte le nostre regioni. Durante il giorno prevediamo valori termici quasi estivi, 30 gradi al nord, 28 gradi al centro e 27 gradi al sud. Per ora è tutto, ma rimanete sempre aggiornati sulla pagina Facebook di ilmeteo.it. Arrivederci. E con questa notizia finisce, gentili telespettatori, il telegiornale di Padova e Rovigo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguo di serata con i programmi della nostra rete Prima Free.